Buongiorno, quello che sentite è vento, fa ballare il camper di quelle folate pazzesche. Mo piove, ragazzuoli, piove, 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 piove. Però vivere in camper ti dà una sensazione che è unica. Se non l'avete mai provata, ecco, adesso la mia amica mi sta cercando di saltarmi in testa. Vivi! Vivere il camper quando c'è la pioggia potente. È un po' una rottura di palle, perché sai, dire che non è così non è bello. Però vabbè, oh, ci sta, Aspettate che è elasticato sullo specchio. Ci sta, perché voglio dire, fa parte della vita in campo. Qui l'audio non è ritoccato, qui non ho messo un file audio per far sentire un effetto, no. Questa è la pioggia che scorre ed è tanta e penso che sia anche parecchio bagnata. Ho tirato un paio di fulmini così, però di solito dopo una pioggia così potente viene un sole che la metà basta. E sono qui che gioco con la mia amici. Guarda che va, guarda che va, guarda che va. La vedete che salta. Guarda che va. Leonessa ormai è lei la padrona del camper. Tutte le palline sono le sue, poi le imbosca chissà dove, non le trovi mai. Oh. Nonostante tutto la truma è ancora spenta, ci sono quei 18 gradi in camper, a volte 16. Di notte mi capita di svegliarmi per andare in bagno, capita che ce ne sono anche 13-14, però se ti vesti adeguatamente Non succede niente. Io ho un piumino del cavolo così, ma non è neanche un piumino, è una trapunta abbastanza pesante, mutande, maglietta e via. Non sudi, stai bene, sei a posto, si dorme al freddo e si mangia al caldo, no? Guarda che male. Cioè, mi sta spolpando le scarpe da tennis, forse perché sente l'odore di, non lo so, di gorgonzola, può darsi. È arrivata una tizia, mi ha scritto una cosa, boh. Ah, povera quella micina, chissà che feto che c'è lì dentro. No, mi dispiace per te, cara, ma qui non c'è proprio nessun feto. Pulisco ogni giorno, passo lo Chantecler dove va passato, faccio il bagno, così, ma una cosa veloce, per non stare a dover fare ogni volta le pulizie di fino, allora le faccio tutti i giorni. Una passata sul pavimento, una cosa così. Vivere in camper è anche questo, ragazzi. Ci sono i momenti in cui c'è il sole, ci sono i momenti in cui si consuma più gas, altri momenti in cui si consuma meno gas. Adesso c'è la mia amicina che mi sta guardando e pretende dire: perché non giochi con me? Corre come una matta, però la faccio giocare perché giustamente è piccola e siamo stati tutti quanti piccoli e ha il diritto di giocare ed è un piacere per me farlo perché è molto dolce come gattina. La sentite che fa avanti, indietro, salta. Questo è il suo giochino preferito, una piuma attaccata con un legnetto. È bello come lavoro, anche se è un lavoro a progetto fare lo youtuber, è molto bello, guardatela che bella che arriva. Qualcosa di quasi surreale, perché tu racconti te stesso alle persone che vogliono seguire. Questi momenti intimi che abbiamo, soprattutto la mattina, quando ci svegliamo, io con la gattina, bella, sta tuonando. Quindi il temporale è verso la sua fine, dicono, speriamo che sia vero. Momenti intimi la mattina quando mi sveglio sono bellissimi perché
non tutte le mattine, ma ci sono giorni in cui ti fa 30 minuti di fusa, anche quando ha la pancina piena lei, Le ho messo una copertina, ma lei preferisce dormire in cabina, non so per quale motivo. O dorme sul sedile. Ho provato a mettere la copertina, era sul sedile passeggero, si è messa sul sedile di guida, niente da fare. Qualcuno si sarà domandato perché faccio i video così, in stile Batman anni 80, mi piaceva tantissimo quella serie, Batman e Robin, dove c'era, mamma mia, il miliardario Bruce Wayne, ve lo ricordate che spettacolo? Forse ognuno di noi ricorda, in funzione della sua età, che abbia 30, 40, 50 anni, 20 anni, 60 anni, 70 anni, ricorda i momenti felici della sua vita. Qualcuno penserà che sono un nostalgico. No, non sono un nostalgico. Negli ultimi 4 anni ho cambiato il mio modo di pensare e l'ho modificato. L'ho modificato perché penso che se non si vada avanti nella vita non si va più da nessuna parte. Quindi bisogna cercare di trovare quello che sentiamo di essere, quello che siamo noi, quello che siamo noi stessi, perché continuare a vivere una vita in penombra non è una bella cosa. Anche se uno magari non guadagna tanto, ma guadagna il giusto, guadagna quello che deve guadagnare. Ho sentito gente che fa il diavolo a quattro per guadagnare un sacco di soldi. Bene, una bella macchina, un bel conto in banca, che ne so io, 200-300 mila euro, che ne so. E poi? Lusso, ma quando te li godi? A 60 anni? Non lo so se a 60 te li puoi godere come a 40 o come a 50 o come a 30. Non lo so. Sinceramente non lo so. E dopo questo tuono vi saluto e vi do un bacione. Ciao.